Allora, io ho visto i video di Omega Click e lui non fa, non è il tipo che ha problemi a chiamare le persone macachi, tutti quelli che non seguono a lui o hanno dei dubbi, andate a raccogliere la cacca di mucca in montagna se non mi credete. Allora, prima di tutto, se tu usi questi termini con chi la pensa in modo o chi non crede a quello che dici te, anche se hai ragione, ma anche se usi questi termini, non puoi meravigliarti o scandalizzarsi se qualcuno a sua volta li usa con te. Allora, questa persona ha subito. Vedete, è un momento molto particolare, quello che sta succedendo negli Stati Uniti avrà contraccolpi sull'Italia. E io credo che chiunque abbandoni la lotta ha perso. E la lotta va portata avanti sempre e comunque perché è un valore in sé. Così la penso io. Per lui no. Lui ha stabilito che bisogna lasciar perdere a priori e che anche se ci sono stati dei brogli, sti cazzi. Va bene, questo lo dici tu. Non ti puoi incazzare se la gente non la pensa con te. E poi parliamoci di chiaro, il tono, ma di cosa stiamo parlando? Qui dice non perdere neanche una sillaba. Il problema è questo, che se tu fai un video con il tono di chi ha capito tutto e dici parliamo, ma in realtà parli solo tu ed è la tua verità, e chiunque non la pensa come te, nel tuo parlare, tu sei sicuro al 100% di quello che dici. È ovvio che più ti poni in alto, più gli altri ti sparano. È chiaro? Più ti poni in alto, più caschi in basso. Prima di tutto, ringraziare chi ha mantenuto un tono educato nei commenti. No, cioè io sono incazzato. Che ti devo dire? Sono leggermente contrariato. No, io sono proprio incazzato. Anche se sposto un pensiero unitamente lontano dal mio, grazie amiche a sostenitori, grazie a tutti quelli che sono esposti per esprimere pubblicamente dissenso e vergogna nei confronti del platone persone che hanno commentato in modo scorretto sotto al video della situazione americana. Avrei voluto evitare questo posto, ho cercato di fare finta di nulla, ma non ci sono riuscito. La voglia di esprimere di sovrasta, quindi ascoltami molto. Ho toppato. Sì, ma cosa menti? Che cosa ho toppato? Tutto. Tutto. Prima di tutto, non ti sei neanche posto la domanda, ma come sono entrati quelli lì? Li hanno fatti entrare e no. E quel vichingo, chi era? Non hai fatto neanche una ricerca, per quel che li hanno fatto una ricerca, dopo un po', è venuto fuori che era una persona, un figurante che stava anche nelle manifestazioni di Antifa, esattamente il contrario. Tu queste cose non te le sei poste. Queste domande. Hai fatto un video. Ti sentivi questa cosa qui? Ma hai toppato completamente. La cosa che mi fa nervosire è che il video, posso vederlo, è stato visualizzato da più iscritti che dagli iscritti. E quindi? Quasi tutti i video sono visualizzati in genere più dagli iscritti che non iscritti. Basta andare a vedere quanti iscritti c'hai. E spesso, vabbè, poi lo farò dopo perché adesso sto leggendo questo. Questo vuol dire che quando tu fai una cosa che va fuori dagli iscritti tuoi, e lì stai nella vita reale di gente che ti giudica per quello che dici, e non è parte da un presupposto, che sì, sono iscritto al canale, quindi mi interessa il canale, quindi sono amico tuo e quindi uso dei toni pacati. No, quella è la vita vera. Quando tu ti esponi su un video di un argomento che è fuori dal tuo campo di seminato, devi sapere che lì sei fair game, cioè sei nella zona non di riserva di caccia. Allora, che durante la tua lezione ho spezzato il numero di lancio a favore di Ronaldo. Ecco, non si chiama Donaldo, si chiama Donald Trump.
semplicemente perché reputai eccessivo farlo. Cioè, praticamente, siccome no, la gente quando vede il video vede quello che hai detto adesso, ok? Tu puoi avere per qualche motivo pratico o per qualche motivo utilitaristico aver deciso di cambiare rotta, e questa rotta potrebbe essere sbagliata. Offensazioni, diffamazioni crude, come ti... Quando persone che mi accusano di essere di parte, sì, assolutamente, era tutto di parte. Cioè, era come dire, lui ha detto a questi di andare, quando è, assolutamente non l'ha detto. Ha eccitato gli animi. Ma che deve fare? Un discorso dopo che gli hanno rubato le elezioni dovrebbe dire... Ma che doveva dire? Ma si sono incazzato perché mi hanno rubato l'automobile. Poi... E dico, dico delle cose. Poi uno spara a quello che mi ha rubato l'automobile perché mi ha sentito che era incazzato. Ma non è che è colpa mia. Ma di cosa stiamo parlando? Gli ha messo cose in bocca che non ha detto. Lui ha detto di andare là sotto. Ma sempre, non hai un minimo senso di quello che sono le dimostrazioni che vanno sempre sotto i palazzi del potere. Ho semplicemente detto nel video di concordare con la questione della frode elettorale. No, tu hai detto. Ma è la stessa cosa dei democratici. I democratici, chi l'ha fatto la frode elettorale? Sa benissimo che c'è stata. Tu hai detto che ormai non bisogna fare niente. Perché? Scusa. Sono scusato di essere parte quando spezzavano la frode elettorale, adesso che sono stato. Forse eri di parte prima e di essere di parte adesso. È semplicemente cambiato parte. Questa cosa io ho detto nel... No, 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 non vuol dire niente. Di parte che io credo di dico meno cialarogna che più pulito di due cialarogna. Questo è populismo. Non c'entra niente. Cioè tu in un litigio in cui uno ha ragione e l'altro ha torto, ha detto che certe due erano rogna. È come essere di parte. Non prendere la parte di chi ha ragione vuol dire prendere la parte di buttarli in caciara. Non mi spiego come Biden abbia preso da così tanti voti. Te lo spiego io, è imbrogliato. Sono degli invasati. No, io ho detto semplicemente di disabbonarsi del canale che ha detto delle cazzate. Cosa c'è di invasati? Anche io quando spezzavo la lancia fuori Trump ero imparziale. E voi guai a chi lo tocca. A parte scrivere in maiuscolo è maleducato, scrivi in minuscolo, perché scrivere in maiuscolo è urlare. Parlare con uno che ha portato su YouTube le email della Clinton e l'ha tradotte per la prima volta in Italia come Podesta e Family mentre gli altri facevano reazione ai video di UFO fake nel cielo, portate rispetto. No, no, qui non ci stiamo, non è questione di portare rispetto. Ti devi capire che tu sei uno di noi. Tu, per quanto riguarda le altre cose, le email della Clinton evidentemente stavano su YouTube, stavano su internet, quindi qualsiasi persona voleva andarsela a vedere. Poi le hai tradotte, erano in inglese, non erano in cinese o in estone. Allora, gli altri facevano le reazioni ai video di UFO fake nel vero portare rispetto, commentate sotto al video di uno che senza nemmeno riconoscere il suo percorso. Ma questa è una grandissima stupidaggine. Io vedo il video e giù. Cioè, se io vedo un film, non è che devo sapere la storia di ogni attore. Io giudico il film. Quel video era tipo scordammo che è passato, se me Napoli passa, la colpa di Trump che ha eccitato gli animi, la colpa è dei manifestanti, ci sono stati morti, la colpa è di Trump, non di chi ha sparato a queste persone. Ma che cazzo di video è? Cioè, che cazzo di video è? Se tu vuoi essere rispettato, non è che basta dire io voglio essere rispettato. Io, allora, tutto, la persona, tu non sono neanche sanno chi sei. Non hai un nome, quindi qual è il problema? Ti metti una maschera. Chi ha insultato? Nessuno sa chi sei. Hanno insultato il video. E ci sta. Io posso dire che questo video è una cagata.
Non posso? Se vado a vedere un film e non mi piace, non posso dire che il film non mi piace? Qual è il problema? O svariate? Cioè, adesso tu uccidi tutto quello che hai fatto prima per giustificare quello che hai fatto adesso. Cioè, noi quando vediamo un video di una persona, se il video dice delle puttanate tipo a me non mi interessa se ci sono stati brogli. Ma tutto è basato su quello. Cioè, io non capisco. Guardate a volte il materiale. Cioè, a te interessa dire le cose e poi dice, vi abbiamo detto, adesso ci sono stati brogli. Ma che me ne frega a me di sapere se ci sono stati brogli o no, se poi non posso cambiare il mio scendere in piazza e manifestare. Solo il fatto che lo sappia, cosa mi cambia? Ho svariate volte parlato di con conti temere direttamente dal sito Wikileaks, non perché sono di parte, ma perché era giusto. Smollicolato la Clinton. Ecco, questo modo di dire io ho smollicolato, voi non capite un cazzo, in modo indiretto, voi che mi... Tu più di una volta hai... lui ha usato espressioni colorite con coloro che non erano d'accordo con lui. Adesso che... lui è l'oggetto di queste cose, non gli sta bene, cioè praticamente lui può sentenziare contro qualsiasi persona che mette in dubbio quello che dice dandogli del macaco, però quando tocca a lui essere il recipiente, diciamo il recettore di questa cosa qui, questo non va bene. Quando tu cominci a parlare di tutte altre cose, più di qui del video, di quello che hai affermato nel video, non ne parli assolutamente. Quello che hai affermato era semplicemente questo, lo dico io, che siccome Trump non ha accettato delle frodi elettorali e fino adesso ha, a parte che lui ha andato tutte le vie legali, ma gli si è stata sempre sbattuta la porta in faccia di fronte a delle prove evidenti. Insomma, se il sistema è corrotto, cosa ci vogliamo fare? Parliamo parlare di tutti gli stati che sono schierati con lui, 18 stati. Vogliamo parlare di parlare di successione, di secessione del Texas e di altre cose. La sfaccenda non è finita qui. Tu la vedi finita qui, ma non è finita qui. E non solo perché il signor Omega Greek ha detto che bisogna lasciare tutto così, la gente deve essere d'accordo. In questo caso avrò tralasciato l'identità del vichingo? Avrò tralasciato altre cose? Ci può stare, nessuno è perfetto. No, no, tu quando fai un video. Sei toppato, lo devi dire, è completamente quella del vichingo, perché tu non sai le cose e sei cascato come una pera, come quasi tutti. Chi ha esperienza di queste cose si sarebbe fatto delle domande, e avrebbe proprio fatto una richiesta e non si sarebbe concentrato sul vichingo, queste cose non succedono. Oh, qui siamo, ma scherziamo. È tutto il video che era palesemente basato su delle ipotesi sbagliate e delle ipotesi anche per me moralmente ingiuste, cioè bisogna accettare le ingiustizie. No, non bisogna accettare le ingiustizie. Ma di certo non mi si deve accusare di essere un venduto. No, venduto no, ma ci possono essere dei motivi. Diciamo che è più facile schierarsi dalla parte del mainstream che non in questo momento. Che uno, nessuno, tutti quelli, adesso sto usando una parola grossa, che hanno tradito prima di tradire, non hanno tradito. Tutti i 5 Stelle hanno detto tante cose giuste per anni e poi si sono venduti. Cosa dobbiamo dire? Che uno deve campare di quello che ha detto prima. Ma che vuol dire? La tua persona non si può essere offesa alla tua persona, la tua persona non ha un nome e cognome. Sono stati una vergogna. Venerate tutti quanti un politico miliardario con un oscuro passato come se fosse il Messia. Ma assolutamente no.
Quindi non è, forse non hai capito il contendere. Il contendere è i brogli elettorali, non Trump in quanto tale. Vedi, questa qualsiasi persona che prende le parti su una cosa specifica che coincidono con quelle di Trump deve essere per forza un veneratore, un oscuro passato come se fosse. Ma nessuno, quando si differenzia, non si differenzia dalle mondi. Questo è qualunquismo. Trump ha. Si differenzia su certe cose dalla globalizzazione e del capitalismo globalista. Trump è quello che ha voluto interrompere questa delocalizzazione verso la Cina e ha fatto tante cose che sono degli interessi degli americani, tant'è vero che gli americani l'hanno rivotato e alla grande, perché se questi hanno dovuto ricorrere a così tanti brogli, vuol dire che ma sono stati parecchi, che la percentuale di votanti a favore di Trump era enorme rispetto a quella di Biden. È chiaro? Lo conoscete talmente bene che sembra vi stia toccando il fratello, vi scordate che cercare un eroe dalle file della politica internazionale di alto livello è una cosa sbagliata. Vi hanno fatto il lavaggio del cervello? No, nessuno. Vedi, adesso questo video porterà ancora più odio, perché tu adesso stai genericamente sparando a zero contro chi ti ha attaccato e poi facendo tutto ermo un fascio. Cercate un eroe tra la vita. Certo. Quando c'era la seconda guerra mondiale c'era Hitler e c'era Churchill, non puoi dire che Churchill è uguale a Hitler. Sicuramente Churchill non era un santo, però in certi momenti tu ti devi schierare. Siccome c'è una forte divaricazione e esasperazione delle posizioni, in questo momento, in questa lotta contro Biden, uno deve appoggiare Trump. Poi quando Trump sarà al potere faremo le pulci a Trump. Però in questo momento è sicuramente il male migliore, male migliore, minore. Oh. Pensate veramente che Trump abbia fatto qualcosa contro il Deep State? Sì, io sì, assolutamente. Poi che c'è stato anche durante la sua presidenza tante Deep State dentro, e questo è il problema, che il problema è se tu lotti contro qualcuno che nei gangli nel potere hai difficoltà, è ovvio che hai difficoltà, non è che uno si sveglia e leva tutto il Deep State, ma assolutamente si sono visti i risultati, qualche risultato c'è stato contro l'ISIS. Dico, le politiche economiche di Trump ha portato a un minimo prima di questa cosa del Covid. Infatti, il Covid è stato utilizzato per tutto. È come un elisir di lunga vita a favore del potere dominante. Il Covid, qualsiasi cosa l'hanno utilizzato. Guardate intorno come stanno messi gli Stati Uniti, l'Europa e il resto del mondo. Gli Stati Uniti non stavano messi male prima del Covid. E l'Europa, neanche l'Europa e il resto del mondo prima di questa grandissima cosa. Vi siete offesi perché Trump ha detto: aizzare la folla è quello che faceva Hitler o Mussolini. Non lo fa Trump in quel modo. Ma è ovvio che tu c'è una folla di centinaia di migliaia di persone. Che fai? Lui ha detto la verità. Andiamo sotto lì. Ora, chi ha permesso a questi di entrare? Lui non ha detto andate lì e sfasciate tutto. Boh, a me non mi sembra che l'ha detto. Tante persone hanno detto andiamo sotto lì, andiamo. Quante volte ci sono stati in questi quando c'erano delle manifestazioni 2 mesi fa contro il lockdown, tante persone stavano sotto il palazzo del sindaco, piuttosto il palazzo di quell'altro, non è successo niente. Aizzare è un verbo sbagliato perché non è quello aizzare.
Dal momento in cui, cioè, il problema adesso è la folla che si ribella a un'ingiustizia. Dal momento che un signor nessuno come me, no, tu non sei un signor nessuno, perché quando parli il tono e tutto non è quello di un signor nessuno. Tu dovete ringraziarmi per il coraggio. Il coraggio. Adesso in questo ambiente in cui tutti attaccano Trump, tu avresti il coraggio per dire quello che dice tutta la televisione e tutti i mezzi mainstream. Ma stiamo scherzando. Perché secondo te ti fanno qualcosa? Trump viene qui e cosa ti fa? Se tutto Facebook, Twitter è tutto contro di lui. YouTube. Trump aizza la folla la prima volta che ha messo. Vedi, questo cianciare. Questo, secondo me, questa cosa che hai scritto. Si vede che non hai la maturità. Perché questo è scrivere una cosa di getto che peggiora tutto quello che c'è stato, no? Trump aizza la folla la prima volta che ha messo piede in politica. Se i Dem sono una branca di globalisti corrotti che hanno reggiato il sistema sociale e economico globale sotto ogni punto di vista, Trump è un guerrafondaio. Questa è un'altra cazzata. Ma quando ha fatto le guerre Trump? Mi dici quale guerra ha iniziato Trump? Questa è completamente o sei ignorante o sei disinformato. O disinformi, è un guerrafondaio. Lo sa anche la mia nonnina che ha 80 anni e che non guarda la TV a 56. Ecco, vedi, questa è l'aria da sto cavolo. Tu quando scrivi queste cose qua, dici, chi non è così, ma lo sanno anche la mia nonnina che ha 80 anni che non guarda la TV a 56, non funziona così. Fuori dagli abbonati tuoi, queste cose qui, quello che stai scrivendo adesso, ti procurerà ancora più insulti. Perché se tu dici, lo sa anche la mia nonnina che ha 80 anni che non guarda le cure da 56, vuol dire che tutti quelli che non la pensano come te sono dei deficienti. Diffamare. Diffamare è una parola. Diffamare quando è un'altra cosa. Un conto è diffamare e un conto è insultare. Diffamare è un'altra cosa. È dire che tu hai fatto qualcosa quando non è vero. La diffamazione. Ok? Ha sempre promosso la libertà di informazione a gratis per liberare tutti quelli che vengono potere occulto, perlomeno facendo sapere come. Ma che serve liberarsi a dare l'informazione se quando poi questa informazione sui brogli la gente si ribella e quando si ribella tu gli dici che non devono fare un cazzo? Che devono accettare, capito? Che serve? A cosa serve sapere le cose tanto per sapere? Non serve a niente, assolutamente. Sfarare le speggi offese, le speggi di diffamazione. Ma io ho scritto delle cose che erano incazzate, mi hai subito bloccato con due account. E non credo di aver scritto le peggio offese e le peggio diffamazioni. Ho detto che ha scritto delle, che ha detto delle cazzate. Allora, quali sarebbero le peggio offese e diffamazioni? Ma pure argomentato. Aver lasciato per Togli è stata la scusa con cui molti sono appigliati dopo che sono risentiti vedendo il loro canale titolo Donaldo Toccato. Si chiama Donald Trump, non Donaldo, ok? Quindi dall'Australia, la Spagna e tutto il Gran Bretagna che attaccano Trump da tutti i punti di vista, vero? No, che cazzo vuol dire? È ovvio che c'è una parte del mondo, tutta quella che sta obbedendo all'ordine di chiudere tutto per il Covid, che è succube di certi poteri. Di certi poteri di multinazionali, di comitati d'affari, di banche, di holding. Certo, sì. Ovviamente sì. Ma siccome Trump è il presidente degli Stati Uniti, sta agli americani decidere se sarà presidente o no, senza nessuna truffa elettorale.
Lui e San Donald Trump di questo cazzone, no, cazzo. Ecco, vedi, cioè tu praticamente puoi insultare tutti quelli che non la pensano come te, no? Anche la mia Dionina. Però quando tocca a te, allora no. Che fanno tutti i partiti? Volete dirmi che tutti quelli che chi non le politiche ridicole fanno parte di... Ma perché sono politiche ridicole? Quali sono le sei politiche ridicole? Faccelo sapere, perché tu affermi delle cose che è un guerrafondaio e non ha fatto nessuna guerra. Politiche ridicole che l'America stava prima del Covid in una situazione economica ottima, ma quale cazzo di politiche ridicole ci stanno? La gente ha votato Trump perché Trump ha riportato posti di lavoro negli Stati Uniti. Se queste sono politiche ridicole, forse a te non ti interessa che non sia americano, ma obiettivamente è il presidente degli Stati Uniti e non mi sembra che siano politiche ridicole. Perché Trump ha promosso unione e fratellanza, ma dove? Scusa un secondo, mi fai capire perché molti neri hanno votato per Trump, se era questo grande razzista? Saranno tutti masochisti, anche i latinos. Ma dove? Dove vivi? Su Facebook a leggere le cazzate che ti mandano i tuoi amici? Vedi, è tutto il tono. Che questo è veramente... E quelli che vanno per scusarsi e poi fanno più casino nello scusarsi che prima. Non si differenzia da Biden. Ma non è vero per niente, c'è differenza tantissimo da Biden e Obama. Quelli sono tutti pappe e cicce fra di loro. Biden è un cane sciolto. Ma cosa stiamo parlando? Qui stai attaccando tutte le persone che ti hanno attaccato con frasi fatte senza nessun senso. Porreggia spada d'atto. Ma che. Allora, se io non sono d'accordo col tuo video, a me non me ne frega un cazzo di Trump. A me mi frega che non si possono rubare le elezioni. Un politico miliardario non solo per niente. Una volta che passa l'idea che questi possono. È finita la democrazia. Non se fanno dentro a quel coso è finita la democrazia. È finita se passa l'idea che si possono fare dei brogli elettorali. Quella è una cosa gravissima. Mai fidarsi di un politico. Allora, quale altra opzione ci dai? Oltre il qualunquismo? Io non so. Il politico bravo è il politico onesto. E facciamo pure le chiacchiere da bar. No, mi sembra che le fai tu le chiacchiere da bar. I politici onesti non esistono più. Certo. Neanche Andreotti era onesto, però sotto Andreotti e Craxi l'Italia, pur essendo comandata da persone non oneste, però andava molto meglio. O me sbaglio? Perché c'è quello onesto ma è furbo e non manda il proprio paese in bancarotta, e c'è quello, cioè disonesto ma furbo, ma quello disonesto è pure coglione. Era forse l'ultimo, gli hanno fatto saltare la capoccia. A parte che pare che siano stati dei brogli pure per l'elezione di John Fitzgerald Kennedy, pare. Avrò tralasciato, no, qualche cosa nel video, non lo metto in dubbio, ci può stare, ma mica sono un robot, ma le offese non sono giustificabili, nemmeno le minacce. Io non ho minacciato nessuno. Faccio vedere queste minacce. Ma io non credo che qualcuno vada a minacciare Omega Click. Di chi? Chi è Omega Click? Proprio ti sei messo questa faccia, questa cosa per non essere. E quindi chi ti minaccia? Che ti può aver minacciato? Come si può minacciare una persona che non è pubblica? Se ho tralasciato qualcosa è perché il video l'ho girato nel cuore della notte e poco dopo sono successi cose da me. Tutti fanno gli errori. Tu, la notte è meglio che dormi, se questi sono i risultati. Ma chi si è permesso di sputare sentenze non è perché non conosce il mio percorso. Ma io vedo un video pieno di che dice che non importa se siano stati i brogli elettorali, bisogna andare tutti a casa. A me che me ne frega del tuo percorso. Cioè, se uno dicesse in un video: ragazzi,
queste persone, che ne so, un gruppo di persone, ai tempi di Hitler, la gente non è più e va verso il Reichstag, no? A parte che quelli avrebbero sparato il mitra sulla folla, non l'avrebbero fatti entrare, questo è chiaramente, ma chiaramente, insomma, è molto probabile che sia una false flag, nel senso che non credo che l'hanno organizzata loro, ma hanno sfruttato l'occasione di far entrare delle persone lì, oltretutto da quello che pare pacifiche, una volta che sono entrate. Li hanno, diciamo, fatti arrivare lì. E poi è stato utilizzato contro Trump questa cosa, e chiaramente l'hanno. Ragazzi, questa gente ci pensa, sa, quello era un infiltrato che è stato scoperto. Ma tanto dice, ma poi si scopre, ma chi è viene a sapere che quello con le corna non era veramente dimostranti, ma è un figurante che stava pure in Antifa? Non lo farà sapere nessuno. La gente si ricorderà solo quello, anche se viene scoperto. Loro hanno tutti i mezzi di comunicazione di massa, anche se gira su internet. La maggior parte della gente che conta non le va a cercare queste informazioni. Tutti sappiamo cosa significa Biden. No, tu non lo sai cosa significa Biden, presidente, perché se tu paragoni Trump a Biden e dici che tanto tu non sono la stessa cosa, non hai capito niente. Sì, ho detto che ormai non ci si può fare niente, perché cercavo di promuovere un po' di pace per un anno di guerra. Ragazzi, allora scusatemi un secondo. Churchill era un coglione. Perché poteva fare la pace con Hitler? Aveva ragione. Stalin era un genio perché l'ha fatta la pace con Hitler. Poi Hitler l'ha attaccato. Vedete, nella storia poi è rimasto Churchill, non Stalin. Anche se Stalin poi si è opposto a Hitler, ovviamente, essendo stato attaccato. Ci mancherebbe. E soprattutto Stalin ha combattuto e ha fatto combattere ovviamente fino all'ultimo momento. Non è che ha fatto la pace con Hitler, non l'ha fatta l'Inghilterra. Sì, ho detto ormai non ci si può fare niente, cercando di mandare anche più che un messaggio positivo. Ma qual è il messaggio positivo? Che bisogna abbassare la testa sulle ingiustizie. Ma che bel messaggio positivo! Facciamo la pace con la mafia, facciamo il patto Stato-mafia come c'è stato. Porca puttana, ma questo sarebbe un messaggio positivo. Le insurrezioni programmate o che non siano non hanno portato a niente. Ah, le insurrezioni non hanno mai portato a niente? No, non lo so. Io credo che ci sia stata una rivoluzione russa, una rivoluzione francese. No, non hanno portato a niente. Quelle rivolte carbonare, la resistenza, i moti rivoluzionari, no, non hanno mai portato a niente. Purtroppo o fortunatamente queste sono cose che hanno cambiato la storia. Si può prendere il presupposto che questi possono fare i brogli elettorali e noi non abbiamo neanche il diritto di scendere in piazza a protestare, allora, omega click, di chi stiamo a parlare? Veramente, veramente di una pochezza questo discorso. Veramente di una grande pochezza. Ma solo ad altra volenza. E indovinate. Sì, vabbè, allora scusami, questa è una cosa lunghissima. Ma anche Gandhi. Resistenza gandhiana, ma scendevano per strada. Il 20 by si insedia uguale. Anche se è morta gente, ma chi ha sparato a questa gente? Trump o la polizia americana? Scusatemi, a chi ha sparato a questa gente? Quindi a cosa serve l'odio? A mo' discorso d'odio, cosa abbiamo aggiunto? Ci
Cioè, fammi capire, Omega Click. Allora, qual è l'altra opzione? Non fare un cazzo. Bella opzione, eh? Bella. Quando c'era Hitler nella seconda guerra mondiale, noi dovevamo lasciare Hitler e fare quello che gli pare, non ha senso. Abbiamo aggiunto morti, caos, violenza, odio, divisione, globale, malattie e corruzione. Malattie. Ecco come il mondo oggigiorno, a quanto pare sono stato preteso, ma che invecchia nessun pericolo vi salverà mai. Ok. Andatelo a dire alle persone che stavano nei campi di concentramento, che poi sono state liberate dagli americani. Andatelo a dire a tutti quelli che sarebbero morti, sterminati nei campi di concentramento degli anni a venire, e invece con la sacrificio di intere generazioni di popolazioni americane, australiane, inglesi, anche francesi, hanno posto fine a quello. Andatelo a dire a questi, andate a dire a tutti quelli che hanno combattuto contro il nazifascismo, che sono dei coglioni, che non ha senso, che bastava non fare niente. Gli eroi non esistono più. E certo, tu no, tu eroe no. E non sono di certo io quello da mettere al patibolo. E certo, detto da te, è ovvio. Distinti saluti, ragazzi, ragazzi. Ragazzi, io non credo che questa persona ci stia molto qui, sia scritto queste cose qua. No, 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 sta proprio fuori come una cucuzza qua. Quello che ha scritto non ha assolutamente nessun senso logico. È uno sprologio lungo. E soprattutto scordinato, maiuscolo, minuscolo, insomma, si vede che non riesce a gestire emotivamente un qualcosa che gli è successo, che se l'è andata anche a cercare. Ecco, questo, il video è molto lungo. Sì, però, ragazzi, qualcuno che gli tenga testa, perché qui questo ha completamente scapocciato in quello che sta scrivendo, perché non assolutamente. Cioè, lui si meraviglia che ha fatto un video che ha dato tutta la colpa a Trump, in cui si è concentrato su quello con le corna e su, parecchio con aria di che ma di cosa stiamo parlando? Questo tono molto sicuro di sé e non ha funzionato. Ma certo che non ha funzionato. Ma io, cioè, voglio dire, fatti consigliare da qualcuno che ci capisce di più dell'animo umano, di quello che sta succedendo. Perché se questo è successo, perché io, per esempio, io non sono nessuno, ma perché io non mi presto a queste cose qui? Chiaro? Perché, cioè, non vado a dire, ragazzi, tutto va bene, madama la Marchesa, siamo in Napoli e poi sa, se volimmo bene, ci hanno fregato le elezioni americane, una cosa, è uno degli eventi più importanti del mondo. E raga, ci hanno fregato, per 4 anni ci vogliamo in culo, ma che scendiamo per strada? Perché lui si incazza? Lui è aizzato, è cattivo Trump. Io non ho mai, come si dice? In certe situazioni, purtroppo, in certe situazioni, bisogna prendere una decisione. Adesso, se tutti
Ecco, faccio un esempio della seconda, se tutti dicevano, però Churchill è così, però Churchill viene dall'altra borghesia pure lui, è stato quello, ha fatto la guerra a Boera, ma chi cazzo è, ma che cazzo vuole? Ecco, a quest'ora saremo ancora nel Terzo Reich, in Europa. È ovvio che uno deve prendere una decisione in mani minore, il trattato del guerrafondaio, ma come cacchio, dov'è sto guerrafondaio? Dov'è sto guerra? Ha sbagliato tutto? Non mi risulta che ha sbagliato tutto Trump. Ha sbagliato alcune cose è stato proprio spinto dal Deep State perché gli hanno messo i bastoni tra le ruote dal primo momento che è andato lì. E siccome c'è questo odio anomalo, abnorme verso Trump, è ovvio che se tu vedi quello come Hitler, moralmente giustifichi anche i brogli elettorali. E non mi fa proprio. Non mi cioè, non mi sorprende per niente che ci sono stati. Adesso basta con Mega Click. Chi se ne frega. Io ho fatto due video eppure troppo. Però questa cosa che ha scritto non sta né in cielo né in terra. Mi dispiace per lui. Adesso fa la vittima. Ma vittima di che? Ma vittima di che? Ti vai su internet, ti esponi fino a un certo punto, tu non hai neanche nome, né cognome, non c'è, che cosa vuoi? Tu esci per strada, nessuno sa chi sei e nessuno sa che tu sei la persona che è stata insultata e che sei la persona dietro Omega Click. Quindi, fregatene. Loro non, sa, tu non sanno che faccia c'hai, dove lavori, chi sei, in che città stai, che voce hai, perché la voce è chiaramente contraffatta. Ma di che stiamo parlando? Hai fatto tutto questo per proteggersi? Allora, boh, ti incazzi pure? Non so, ho capito, qual è il problema? Qual è il problema? Tu hai quest'aria di molta sicurezza, no? Quello che non, quel che non, ah, questi sono macachi, anche mia nonna è qui, quella è quella, quella, quella. E ecco, quello che uno semina raccoglie. Arrivederci.